Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Scusatemi un po' la voce calante, ma non è tanto calante. Oggi è lunedì, lunedì post Cosmo Prof. Sono stata a Cosmo per venerdì, sabato e domenica. Stamattina sarei dovuta andare a scuola iniziare alle 8:30, ma a Milano. Un BCM, ma non ce la facevo veramente. Sono tornata ieri che ero in casa alle 8:15 e ero distrutta, veramente distrutta. Stamattina mi sono svegliata pure con mal di gola e tutto, ho detto vabbè, vado al pomeriggio. E approfitto per levarmi questi sacchetti perché sennò mia mamma mi uccide. Questo video sarà il video haul degli acquisti di Cosmo Prof più gli omaggi. Gli omaggi non sono tantissimi perché alla fine non ero un, cioè non sono stata quella ragazza che pur avendo un canale YouTube andava a chiedere omaggi. Che pur avendo un canale YouTube andava di magari a dire appunto che era YouTuber per avere degli omaggi perché a me non mi interessava, nel senso io sono andata per l'attività che voglio aprire. Mi hanno dato gli omaggi lo stesso per l'attività che voglio aprire, quindi meglio. Allora, parto dagli omaggi e poi vi faccio vedere, insomma, tanti sono campioncini. Allora, una ditta che faceva tinte bio, che mi interessava appunto per inserire nella zona bio del mio negozio. Beh, oltre, ragazze, mi hanno dato tantissimi cataloghi, non ve li faccio vedere, dopo vi riprendo il letto, che è una pila così di cataloghi. Ok, di varie aziende che mi interessavano, dove ho chiesto. E oltre ai cataloghi, tutti questi campioncini, oltre ai cataloghi, mi hanno dato questa roba. Questo mi ha dato un tester di una tinta, cioè una tinta per capelli, per provarla, perché comunque è tutta bio e ha tutta una serie di certificazioni che sono queste qua, insomma, che il prodotto è molto buono. E gli erano rimasti pochi colori, però mi ha dato mi sembra il Mogano. È prodotta in India perché è fatta con polveri indiane, bla bla bla. Però non trovo il colore. Mi sembra che era Mogano, Mogano scuro. Comunque questa non ve lo dico a fare. Ma vi dico le prime impressioni del Cosmo. Mi è piaciuto, però secondo me è troppo dispersivo quella fiera, cioè tutto troppo incasinato. Ma nel padiglione unghie trovi trucco, ma nel padiglione trucco trovi unghie, cioè per dire che a forever da una parte, l'altra cosa da un'altra parte del mondo, cioè è un po' dispersivo. E poi il padiglione Cina non vendeva nessuno, vendevano tutti il lunedì, ma non è quello, il problema è che non capivo nemmeno l'inglese, cioè l'italiano e l'inglese è zero, cioè allora come cavolo ti parlo io? Vabbè, a parte tuoni avanti, poi io direi la vera perché ho un botto di roba di la vera. Sono stati particolarmente gentili la vera, quindi mi preme, insomma, comunque far notare la loro gentilezza. Sicuramente ci sarà qualcos'altro in giro, però non riesco a vederlo adesso. Mi hanno omaggiato di questa crema. Questa è una body lotion all'arancia, questo è un formato normale, ragazze, da 150 ml. Ok, poi mi hanno dato dei campioncini piccoli e ci sarà qualcos'altro là. Comunque è una crema, un'altra uguale. E poi questa è invece, non lo so, questa cosa qua, dopo vedrò. Poi mi hanno dato due confezioni di sali uguali. Ai petali di non so che cosa da bagno, questi qua molto carini, li proverò presto. E poi ho tre maschere, tutte e tre uguali. Ok, ovviamente io ero piena di sacchetti, ragazzi, sempre sacchetti in tessuto, sacchetti in carta, in qualsiasi modo, non vi faccio vedere, ho già piegato e messi via. Poi la Catrice vi davano il tagliandino, no? E io ho preso questi due smalti, uno era della Vanessa, ma mi fa prenditelo tu, io non ho voglia di prendermi niente. Ho preso questo smalto di questo colore qua, che è il numero 27 di Pink and Brine. E poi ho preso la base, no, il top coat, Revolution 36 Step System Top Coat Performance Booster.
long lasting, more gel shine, less chipping. Questo qua, insomma. E niente, proveremo. Poi invece la Belle. La Belle è molto interessante perché insomma ho avuto modo di parlare tanto con questo ragazzo della Belle Cosmetics che mi ha spiegato, ah c'è un'altra crema, la vera, un'altra maschera, che mi ha spiegato sostanzialmente che la Belle rivende un'altra maschera, scusate, tanto, rivende in Italia solo la linea che è ipoallergenica, quindi è molto interessante perché mi ha fatto vedere come dovrebbe essere lo stand, bla bla bla, un'altra cosa, la vera, tanto che c'è ancora la roba della Belle. Quindi diciamo che è stato parecchio interessante. Allora mi ha dato tutte cose uguali perché mi ha dato un sacchetto, poi me l'ha ridato un altro, quindi ne ho due. Qualcosa, quello qua dopo lo terrò per voi per un giveaway. Ah no, questo non è bello. Scusate, mi ha dato. Ho tre che di questi, che adesso ve li prendo e vi faccio vedere. Tre campioni del 15 Derma Young, un fondotinta nella colorazione beige. Questo qua ne ho tre. Ok, poi perché, quattro, scusatemi, quattro. E tre di questo qui della linea ipoallergenica, appunto, nella colorazione 03 Sunny Beige, un po' scura, ma la userò magari in estate. Questo qui. Poi due ombretti in crema. Infatti così ve ne faccio vedere uno. Si chiama Magic Stick Eyeshadow Belle 02. È questo celestino qua. È molto chiaro, luminoso, vedete? Uno lo otterrò appunto per voi per un giveaway. Mettiamolo già da parte prima che me lo rimetto questo rosso. E poi due coppie di smalti che ho appunto uguali. Due di queste colorazioni beige che sono color carne, che sono il numero 3, e due viola che sono il numero 2. Quindi due andranno a voi e due a me. Poi mi hanno dato due bustine di Nescafè così in giro delle cristiane. Non lo so, boh, faccio vedere. Poi questa azienda che mo mi sfugge il nome, mi ha dato un sacchettino, mi ha dato con questa roba qui, la Evelyn Cosmetics. Mi ha dato l'acqua collage, Smoothing Moisturize Day Night Cream. Sono della crema praticamente, no? Fatte così. Mi ha dato 1, 2, 3, 4, 5 bustine, quindi avrò modo di testarla bene. Poi un'altra ditta che è la Amica. Dava un sacchetto, dentro ci trovate questi due prodotti, che è una è la maschera nutriente per capelli e l'altra è lo shampoo praticamente. Costavano un bel po' questi prodotti. Poi ora un'altra ditta che si chiamava Semi Lac, che faceva semi permanenti. Dovevamo fare una foto, ecco, sarà in giro, lo devo trovare, c'era uno smalto in omaggio, non l'ho trovato. Ci facevano mettere questo coso al collo. Avevamo il lecca lecca in mano e dovevamo fare la foto con un bel guaglione, devo essere sincera. E poi c'erano delle caramelle in omaggio, però sono sparite, ne è rimasta una. E il lecca lecca l'ho dato a mio nipote ieri sera, quindi vedete lo smalto. E poi questa qua mi ha messo in mano una Cristiana, mi ha messo in mano sta scatoletta che non ho capito cos'è, una cinese, ma non lo so cos'è. Niente, stop, torno. Ok, omaggi finiti. Iniziamo con gli acquisti. Da un padiglione di Taiwan. Nel padiglione di Taiwan, da che era molto bello, dalla Buil Industries, ho comprato questi 5 pacchi di ciglia finte. Era molto bello il padiglione di Taiwan. C'erano veramente cose belle. Ho scoperto una bancarella che praticamente voi non potete credere cosa mi ha detto questa. Ci sono rimasta malissimo. Che praticamente ci ha fatto vedere i suoi prodotti, i trucchi. E ci ha fatto vedere il Kush System, il fondotinta, e lei ha detto che lei è distributrice di alcune marche italiane. Cioè, praticamente mi ha detto la marca, sono rimasta male. Non vi dico la marca, pensate a un fondotinta Kush System con la scatola fuori bianca in plastica. Non viene in mente niente? Inizia con la D. Sono loro che l'hanno prodotta, non la marca che sto parlando. Non dico quale marca è.
Allora, ho preso la P801, che sono questi qui abbastanza normali, con il centro un po' più marcato. Poi questi qui normalissimi P803, molto semplici. Le P811 che sono più marcate sul davanti. Le P804 che sono più corte e più marcate fino a tre quarti della ciglia. E poi queste qui molto marcate, belle corte, P823. Molto carine. Queste le ho pagate 1 euro l'uno soltanto, infatti ne abbiamo approfittato tutte e tre. Scappano starnuto. Ok. Allora, in una bancarella che era nel reparto unghie gigante, era veramente enorme. Forse era Peggy Sage, sapete? Non è, no, non era Peggy Sage. Ho preso degli strass. Questi qua, che sono dei triangolini irregolari che riflettono diversi colori a seconda di come vengono colpiti dalla luce. Non strass, sono dei foglioline, ok? E mi serviranno per un progetto. E poi ho preso questi qua invece a cuore per una mia compagna di classe. Poi in una bancarella, non mi ricordo quale, ho preso questi aggeggini qua che servono per miscelare i prodotti quando tipo fondotinta, bla bla bla, 1,90 euro e penso siano 50. Poi dalla Angel, come si chiama, Madonna? Questo qua. Aspettate che vi faccio vedere il catalogo. Questo, insomma, Tangle Angel. Ok, tanto ovviamente il catalogo perché a me me l'ha dato perché mi serviva. E le famose spazzole Angel, Tangle Angel. C'era proprio il Chistreano inventore. Insomma, hanno questa funzionalità qua. Non sto a farvi vedere, ce ne sono vari tipi. Ho preso questa qua, piccola, non la piccola, la media penso, e pagata solo 5 euro. Io l'ho presa nella colorazione bianca e rosa sul davanti. Poi ne ho prese due piccole, però qua ce n'è solo una, sarà in uno dei sacchetti, che con le zampine dell'animale a portachiave, pagata solo 3, questa 3 euro con il nero qua davanti, e 3 euro, ma è l'altra invece 2 perché è più piccolina ancora. Poi sono andata nella concorrenza. Nel senso che io frequento la BCM, sono andata allo stand MAD perché avevano questi. Ma avevano di quei prodotti bellissimi, ragazzi, loro hanno proprio il loro marchio. Praticamente un libro contenente tantissime, faccio vedere la prima, face art, ok? Che sono utilizzabili per la scuola. Chi se ne frega che della MAD, a me interessano le face art, ragazze. Poi andiamo avanti. Da Paola P. Da Paola P è sparita una palette. Ok, qua. Ho preso, a parte che mi hanno dato il catalogo, mi hanno fatto vedere dei prodotti di punta appunto per il negozio e mi hanno sconsigliato quali prendere inizialmente. Ho preso due palette. La prima è la nuova palette uscita del contouring in crema. E, ve la faccio vedere subito. La vedrete swatchata perché magari è stato già pucciato il dito. Ovviamente. Il packaging è sempre il solito. Ed è questa. Okay. Questo colore qua è molto freddo, ragazzi, molto bello per il contouring. Questi sono un po' aranciati, questi sono i chiari, però è veramente carina. Insomma, non vedo l'ora di provarla, testarla bene. Questa del contouring è costata 20, che poi anche qua vorrei spendere 2 minuti. Mi hanno detto che c'era il 50%, ora ditemi voi, io non so i prezzi di Paula P, ma di sicuro una palette di Paula P costa 50 euro. Perché in fiera la pagavate 25, loro dicevano che solo per oggi c'era lo sconto del 50%. Infatti in cassa gli faccio, cioè io so che costano sui 25 le palette di Paolo P30, non lo so. Gli faccio, scusi, quanto viene la palette del contouring? 20. E l'altra, una palette normale, fa 25. Ma deve applicarci ancora il 50? Non so perché fa sto gioco di luce. Fa, no, no, viene 25, è già scontata. Guardi, da che io so, le vostre palette non vengono a 50 euro. Mi spiega dov'è lo sconto? È stata zitta e non ha saputo cosa dirmi. Però la palette la volevo, vabbè. E ho preso la India, che è tra le due quella che mi piaceva di più, no? Ed è questo foglio.
questa qua. Questa qua. Stavo notando che un po' di colori hanno le bollicine. Boh. Vabbè. Non ha chissà che odore. Ed è questa qui, insomma. Non vedo l'ora anche questa di utilizzarla. Magari me la porto oggi a scuola. Poi, eccola qui l'altra Tangle Angel. Piccolina. È questa qui. Ok, arancione. Con, insomma, le alette. Come quella grande. Poi, allora, in omaggio, scusatemi, ho trovato gli altri omaggi. Sempre un omaggio è stato appunto questo semipermanente della Similac, che ha un color azzurro, azzurro che vira un po' all'acqua, verde acqua. Poi questi tre profumini della Candy Crush, a forma di caramelle, non so ad aprirveli. Allora, questo ha la forma della caramella Candy Crush normale, questo qua è questo qua viola. E questo è il Lecca Lecca. Davvero carini, sono stati tre omaggi questi. Poi, in uno stand, questo, che era, scusatemi, il rifornitore di Stargazer. Ho preso solo due cose, che non c'entrano un cazzo, vabbè, con tutta la bellezza di Stargazer. Ho preso queste paillette multicolor per applicare sul viso, per dare l'effetto palla stroboscopica. Troppo belle, mi serviranno appunto per un progetto a scuola. E poi ho preso il glitter fix gel piccolino, costava solo 1 euro ed è molto carino, ho pensato di prenderlo. Poi invece da Baby Clean Italia sono stata due volte, ho comprato due volte. Allora, la prima volta ho acquistato due palette e poi la seconda volta ci sono, allora la seconda volta che sono andata Vanessa si è accorta che sullo stand di Baby Clean Italia c'era un'altra ragazza youtuber e mi fa guarda c'è quella ragazza lì, però io non si ricordava il nome, lei l'ha chiesto a me e c'era davanti a me la commessa che penso fosse una delle capocce. E fa, ma io non la conosco, fa lei, fa tu la conosci, faccio, ma chiedono a me perché sono, la Vanessa fa, no aspetta, fa, ma voi la conoscete? Fa, e la Vanessa fa, eh sì, ma non mi ricordo chi è, la Jessica, youtuber, magari lo sa lei. E io, mi guardano, e lei mi fa la commessa, anche tu sei youtuber? Faccio, sì, però io non so chi è questa. Cioè, nel senso, la conoscevo di faccia, ma non mi ricordavo il nome. Allora, sì, youtuber, prende da sotto il banco e tira un sacchettino e me lo mette nella borsa, nel sacchetto degli acquisti. Quindi l'unica volta che è uscito fuori che ero youtuber mi hanno dato un omaggio perché ero youtuber. Ho comprato due palette a soli 5 euro l'una. La prima è la Welcome to the Pleasure Domande, questa qua, col corsetto. E aspettate perché ad aprire questa veramente è la morte, ragazze. Cioè, vi ho messo ore, ok. Ed è veramente bella, per soli 5 euro l'ho voluta e ha questi colori bellissimi, guardate che belli, solo 5 euro. Poi questa qua, la Dia de los Muertos, niente, la sto distruggendo ma non riesco ad aprirla. Non capisco perché le fanno, non le fanno magari un mezzo centimetro più larghe queste scatole e di distruggerle. Questa qua, sempre 5 euro, ed è questa con questi colori un po' più pazzarelli. Ed è veramente bella, cosa cavolo ve lo dico a fare. Poi la seconda mandata, appunto, mi hanno dato degli omaggi, che sono per lo più campioncini. L'unica taglia grossa è questa matita di Giordana Cosmetics, una matita nera. E ho preso questa palette di Makeup Revolution, che è quella, la palette Iconic Elements, che è quella totalmente matte, a soli 4 euro. Poi ho preso due Banana Eye
ossia le Benai, due podar alla banana, queste qui. Ok, scusatemi. Le originali pagate 22 € l'una, ragazze. Due perché una è per un mio compagno. E le cercavo da tanto, quando l'ho vista ho detto cacchio. Ho chiamato subito la Vane e gli ho detto chiama Matteo, chiedigli subito se le vuole. Lui ha detto sì, e allora gliel'ho presa anche a lui. Queste qui sono molto fashion. Pagate 22 € l'uno. E poi l'ultimo acquisto da BB Cream Italia è stato questo a 10 €, che è la copia del prodottino, la spugna, quella là che si usa per pulire i pennelli. Quella originale costava quasi 30 €. E loro vendevano questa che tu sfreghi il pennello e lo pulisci. L'ho visto molto comodo per la scuola, per non stare lì a usare l'avio, perché odio l'avio. Poi, abbiamo finito. Poi ho comprato da uno stand questa, conosciutissima su internet, questa sorta di spiastra che allisce i capelli, fatta a spazzola. L'abbiamo usata il giorno dopo a cosa, e funziona. Te li stira, ma ti lascia un effetto un pochino di volume. Non te li stira come una piastra liscia liscia, però ti lascia un pochino di effetto di volume. Ed è questa qua, fatta così. È bella pesante come piastra, ragazze. Adesso non so tirarla fuori, tanto non potrei usarla adesso, però bella. Poi, tra l'altro, volevo farvi vedere il sacchettino di quelli della tinta. Guardate che bello, meraviglioso, vabbè. Poi, ultimi acquisti sono stati ovviamente da Makeup Forever. Ho comprato un po' di cose effettivamente, però non per me. Infatti se le sono già prese le ragazze, che anche qua mi hanno dato il contatto per contattarle, perché non lo sapevo, ma Makeup Forever potrei venderla anch'io nel mio negozio, quindi ottimo. Io ho preso solo due cose. Ho preso il tubone, quello portapennelli, che ho preso anche la Vane, che è questo qui. Molto molto figo. Aprite qui e avete i due recipienti. Qua ci sono i pennelli e via. Questo costava 14 più IVA, che anche lì il conto dell'IVA non l'ho capito, perché alla fine l'ho pagato 19. Poi, che IVA avevano solo, non lo so, però. Poi ho preso la palettina, questa qua, che era l'unica che mi mancava, che è la Artist Shadow. Questa è la Artist Shadow 3. Questa, allora me ne manca un'altra, vabbè. Comunque questa era molto bella, guardate che carina. Ed è così all'interno, con questi colori strafighi. Cioè, non potevo lasciare lì? No. E l'ho presa. Tra l'altro c'erano le drag queen giù da Makeup Forever, erano fantastiche, simpaticissime. E basta, ragazzi, questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto al Cosmo. Prof, vi faccio vedere un acquisto che ho fatto fuori in un supermercato, che è stato questo aggeggio qua per fare i dolci, che è il contenitore col quale fate uscire il prodotto per i muffin, quel cavolo che fate, insomma, ecco, molto carino. E un regalo che mi ha fatto, aspettate, Daniela, che vedrete nei vlog. È questo qui, il contenitore dei Pisla di IKEA. Grazie, Dani. E niente, ragazzi, questo era tutto il video degli acquisti barra omaggi del Cosmo Prof. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio e vi lascio ai vlog che farò, metterò online dell'avventura. Un bacione, ciao, ragazze.